Salve a tutti, siamo qui in diretta per la prima accensione della macchina infernale. Ma siccome io di motori non me ne intendo molto, andremo dal proprietario della macchina infernale, il signor Cardini Alberto, ovvero il mio zio, e ci può dire qualcosa su questa macchina. Che tipo di motore monta, che tipo di lavori ha fatto che la rendono diversa dalla 600 normale. Se non avete capito, questa è una 600. Prego. Come motorizzazione c'è un motore Abarth. Motore Abarth. Sì, 75 cavalli. Ecco, Ah, però mica pochi, eh. è stato montato sto motore qui, a differenza del suo che è molto piccolo. Questo quindi è maggiorato, una Questa cilindrata più è una grande. cilindrata più grande, andiamo a 1050. Come ha fatto a entrare il motore non originale? Si è dovuto adattarlo in qualche modo? Ha lo stesso tipo di cilindro, in qualche modo è simile alla 600, deriva sempre dallo stesso monoblocco. È della stessa famiglia, sicché grandi problemi di installazione non ci sono stati. Ho capito. Niente, l'importante è la trasformazione della macchina perché tende a scaldare, sicché sono state fatte le modifiche di Ci può mostrare queste modifiche per modifiche di raffreddamento. queste modifiche di raffreddamento. Quindi dice che il motore è sempre bene o male un po' lo stesso, però c'è qualcosa che lo fa andare un po' più della norma. Qui vedo due ventole. Due ventilatori, un radiatore messo davanti. Un radiatore inclinato però, Sì, è adesso si può inclinato. notare, questa è la macchina Inclinato. dritta e il radiatore è inclinato. Sì, perché riceve gli sbocchi d'aria dagli sfiati frontali che ha. Qui davanti abbiamo gli imbocchi d'aria, quindi l'aria qui sale in impennata e va diretta nel radiatore che è inclinato e con Sì. due ventole il radiatore avrà un raffreddamento migliore della Migliore. norma. E nel cofano poi ci sono degli estrattori d'aria. Ah, ecco, ci sono queste aperture sul cofano che Sì, fanno circolare l'aria ancora l'aria meglio. ancora e l'aria esce fuori da qui. Ovviamente la macchina è tutta artigianale, non c'è niente di comprato dalla casa madre, diciamo, ma è Sì, tutto frutto della sua mente, della diciamo. mente. Qui abbiamo inventato, ci sono pezzi della Toyota, pezzi del RAV4 per del 4Runner. Vedo che mancano le gomme, però. Sì, ci sono già i cerchi pronti e c'è qualche problema sulle gomme da adattare perché ci sono le gomme da 165 per 65-13 che toccano su 165. 65-13 che toccano nei parafanghi. Quindi Allora bisogna diminuire. bisogna diminuire il battistrada, allora a quel punto Ma pensa che sono sufficienti queste gomme per questa macchina? per essere proprio regolari bisognerebbe avere gomme particolari. Non avendo possibilità nel mercato di trovare grandi scelte, usiamo gomme. Queste piccole alette da pipistrello che ricordano vagamente un F40 e le Sì. bombature sul retro della macchina, le ha ideate e installate lei personalmente? Sì, le abbiamo sistemate da noi per fare una macchina diversa nello stesso tempo, far circolare l'aria verso il retro. Quindi c'è un discorso di Un raffreddamento comunque? raffreddamento e aerodinamica, E perché a questo anche un. punto l'aria percorre questa parte qua, viene incanalata in queste feritoie qui, in quelle prese d'aria. Un certo flusso esce da queste reti, da questa rete che è dietro, e una parte Esce dal suo esce invece interno dall'interno per aiutare a raffreddare il motore, direttamente con chiaramente l'aria. scontrandosi con l'aria calda, fuori esce come un aspirapolvere e dovrebbe Ho riuscire capito. Andiamo a vedere velocemente l'interno a. Andiamo a per vedere l'interno. capire che cosa abbiamo qui. Ovviamente la macchina è ancora in fase di preparazione. Ah Vediamo sì. l'impianto elettrico e le apparecchiature non ancora installate. Però vediamo un quadro con una strana chiave accendisigari. Che cos'è questa? Questo è il coltello, serve per staccare la batteria. In un colpo solo per l'emergenza viene staccata Ho e non stacca capito. batteria. Come si fa sulle moto d'acqua e sulle barche. E Sì. lì c'è la Lì c'è chiave. la chiave, ci sono vari fusibili, i vari relè. Stavo guardando il volante, prima aveva due pulsanti, adesso non ci sono, ma quei pulsanti serviranno a qualcosa?
o saranno solo per bellezza? No, dovremmo vedere se riusciamo a dargli, a preparare qualcosa per di più per il motore. Qualcosa che gli aumenta i cavalli, nel momento in cui lei lo decide, insomma. Sì, lo chiamano come gli pare, ognuno chiami come gli pare, nitro, diciamo che non è, oppure... Diciamo che è predisposta, ma non ancora completata. A questo punto qui è meglio che sentite l'accensione. Sentiamo l'accensione del motore, perché a me questo motore sembra un po' piccolo. Attenti. Attenta. Oh. Andiamo a vedere il motore. Direi che fa un bel casino questo motore, eh? Cazzo, il motore ricorda un R1 senza marmitta, sbaglio? Signor Cardini Alberto, dica. Ci può lasciare un ultimo commento, magari spegnere il motore un silenzio e dopo la lasceremo continuare il suo lavoro? Niente, in questo momento qui siamo nelle fasi finali, vediamo un pochino fra una settimana di darvi qualche altra indicazione e provarla su strada. Lei parteciperà quindi ad una gara con questa macchina? Sì. Sbaglio, dovrà gareggiare praticamente contro il suo figlio, sì, con un'altra 600, con un'altra 600 simile che andremo poi a inquadrare anche, sì, e andremo a sfidare i 1300 con un motore 1050. Ah, quindi questo è il suo scopo. Quello con un motore scopo più piccolo, una macchina più piccola, vorrebbe praticamente sfidare e dimostrare che non è solo la cilindrata che fa la differenza. Bene. Vabbè, grazie di tutto, arrivederci e buon lavoro.